Dunque Cosmi ha deciso. Da ieri sera squadra in ritiro a Norcia, provincia di Perugia, nella speranza che possa ritrovarsi. Vi resterà sino a venerdì pomeriggio, quando farà rientro a Pescara. Sabato infatti in programma il primo di due confronti interni di indubbia delicatezza e importanza. Di scena all'Adriatico il Siena, tre giorni dopo, martedì 13 maggio, nell'ultimo turno infrasettimanale previsto dal calendario, sarà la volta del Lanciano. Biancazzurri nel frattempo precipitati ad un passo o poco più dai play-out. Comincia così un altro campionato ben diverso dalle aspettative deluse della vigilia. Un torneo corto di soli 5 incontri nel quale i biancazzurri dovranno dimostrare forza morale per uscire fuori da una situazione oggettivamente non facile. Sconfortante infatti la marcia delle ultime settimane. 3 punti su 18 a disposizione in 6 partite. Ultima vittoria a Latina, da tutti indicata come la svolta della stagione, lo scorso 25 marzo. Da quella data nuovo crollo verticale, più o meno come quello patito all'inizio del girone di ritorno sotto la gestione Marino. C'è dunque un dato che emerge in tutta la sua interezza: se solo e soltanto il campo stabilisce il valore di una squadra a prescindere dai nomi e dalle carriere degli stessi, allora non si può non convenire sul fatto che agli albori della stagione l'organico sia stato sopravvalutato sul piano tecnico ma anche psicologico. Altresì vero però che una rosa del genere non giustifica la 15ª posizione in classifica come quella occupata attualmente dai biancazzurri. Almeno i playoff, ovvero l'obiettivo minimo, erano alla portata di un simile organico, pur con tutte le imperfezioni giustamente rilevate in questi mesi. Analisi che quindi non può non sollevare le responsabilità dei due allenatori, Marino prima, Cosmi poi, evidentemente ingannati e illusi da una squadra dal potenziale buono ma non straordinario come al contrario si riteneva. E così, una volta mutati gli obiettivi, c'è il dubbio che questo organico non abbia la solidità nervosa per fronteggiare una fase così delicata. Il confronto col Siena darà la prima importantissima risposta.